Buonasera! Buonasera. Vi ricordate le polpettine di quinoa e cavolo? Stasera facciamo le polpettine di quinoa e broccolo barese, lo chiamiamo noi. Wow, Guardate, facciamolo vedere. guardate, ma questi sono, non sono baresi, sono napoletani perché sono del mio orto. Dell'orticella di Paghito, Non ti date come c'erano, sono ma belli, che va sono bene. preziosi, che ci sono poco Vanno No, sono care. preziosi, senza sono cresci proprio, cresci, Le cresciuti cresci, tu con tanto amore. cresci. E qua c'è la quinoa che già l'hai cotta, La quinoa è già vero? cotta. Se volete vedere, vedete il video delle polpettine di cavolo dove abbiamo fatto vedere come abbiamo cotto la quinoa. Comunque è semplicissimo. Una parte di quinoa e due parti di acqua. Sì. Una ventina di minuti. Ok. Adesso mettiamo nel frullato una metà della quinoa. Ah, ok, quindi metà la frulliamo e metà la mettiamo Metà intera. frulliamo. Con i nostri broccoletti, ma sono troppo bellini questi broccoletti, sono carini, fanno un profumo. Broccoletti li metto tutti? Sì, tutti, Ok. metto, metto. Allora per Tutti te, fuori. magari. Ok. Poi ci mettiamo un pizzichino di Sale. sale, E una puntina di il nostro curry. amato sale rosa dell'Himalaya, una Un puntina gusto medio orientale. di curry, una puntina, puntina. Poi le spezie sono sempre facoltative, come vi diciamo sempre, e un po' di pepe che non può mancare perché a Il me sale piace messo. troppo. Sì, l'ho messo. Possiamo frullare, vai. Sto cosmo un bar, ma Ok, vai. Anche la panatura è come l'altra volta, solo che qua stavolta ci ho aggiunto dentro anche il sesamo, che mi piace tantissimo impanare anche in questo mix di farine, pangrattato e sesamo. vado ad unire questo che ho frullato, Perfetto, la quinoa e la broccoli. quinoa che ho frullato con i broccoli, Con con quest'altra quest'altra quinoa quinoa. ci metto. Eccola qua. Roba naturale. Poi non è che sono carboidrati, sono Sì, la molto quinoa è proteico. proteica, comunque anche i broccoli sono ricchi ricchi di vitamine, quindi anche un secondo perfetto, insomma. Proteine e vitamine. Queste polpettine. Ah, questa è una invenzione sua. Facciamoci polpettine, vai, vai. Vai, vai. Ta-ta-da. Guarda Ma come sono queste sono. carine. Ungiamo il ruoto. Ma che c'ho l'artica, Guarda come sono carine queste crocchettine. Troppo carine. guarda, è meglio che uno le impana prima di farle la forma. Vengono più piene di sesamo dentro. Infatti, sì. Cioè voi prendete un pochino, vi fa vedere che ho le mani pulite Buttate dentro. apposta. Lo mettete dentro e qua fate la formina a pallina, così si incorpora un po' di sesamo dentro e dovete vedere poi come diventano buone quando si cuociono. Tutte croccantine, croccantine, è vero, Paghito? Buonissime. Anche a una mano, guardate, è così semplice farle, veramente. Eccole qua, polpettina! Le polpette sono pronte! Sì, Cina, come guarda, sono venute dovete fare carine? così, guarda, Ah, così si olè! proprio così si fa. Olè! Ah, ma fino a poco dell'olio, ma sono proprio carine. Dai, andiamo a infornare a quanti gradi? A 180 gradi, come vi piacciono così Un le po' croccantino, un po' più morbido, insomma, vedete voi. torte? Non Andiamo! fate passare troppo tempo, sennò vengono secche secche e poi Attenzione, a asciutte. dopo! Eccole qua! Eccomi Guardate come sono qua! belle, E guarda! popetella!
con il nostro ketchup naturale fatto in casa. Dai, Fachita, assaggia una bella polpettina. La posso prima di mangiare? Sì, intingila pure, intingila nel ketchup. Lo so che si dice ketchup. Com'è? Speciale. Troppo buone, io me le mangio asciutte. Guardate come sono belle, polpettine di quinoa e broccoli. Sono eccezionali. Sono buonissime, guardate come sono belle. Buonissime. Mi raccomando, guardate anche quelle là con il cavolo che vi abbiamo fatto un po' di tempo. Se questo video vi sia piaciuto e vi mandiamo un bacio grande. Ciao. Ciao.